Amici, bentrovati, qui parte il nostro speciale Festival del chilometro zero, lo facciamo naturalmente con Coldiretti che ha organizzato questa giornata a Sassari in Piazza d'Italia. Ci sarà, immagino, tantissima gente perché già ne sta arrivando tanta. Siamo qua in compagnia del presidente della Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Buongiorno! Buongiorno a voi, che ben piacere. Arrivati. Col piacere nostro ospitarvi nel salotto di Sassari in Piazza Italia. Come potete vedere, tantissimi sono i visitatori e i frequentatori del nostro mercato. E non siamo ancora partiti perché ci sarà fra un po' il taglio del nastro e poi partiremo subito con la prima intervista. Immagino che con noi ci sarà subito il Presidente della Regione perché so che sta per arrivare. Assolutamente, è doverosa la sua presenza perché Sardegna Promozione ci ha sponsorizzato, ci ha dato un grosso contributo per muovere i prodotti locali, così come ha fatto la stessa amministrazione comunale, quindi ringrazio il Sindaco Ganau e la Camera di Commercio, che è la casa di tutte le imprese, che ha contribuito notevolmente affinché questa giornata si potesse svolgere. Allora, caro Presidente, noi iniziamo qui proprio il nostro speciale in giro tra uno stand e l'altro, ma soprattutto si parlerà, l'abbiamo già detto, prima con il Presidente della Regione, poi vediamo chi saranno gli ospiti di questo speciale. Noi ci incontreremo dopo per la chiusura della prima dei due speciali che stiamo realizzando in questa grande occasione a Sassari, in Piazza d'Italia. Solenni vanno gli anni fra l'uomo e la natura. Ci sono mani sapienti che coltivano con cura. La vita in mezzo ai campi non conosce orari. Anche se un po' stanchi ci rimbocchiamo le mani. I nostri prodotti sono di qualità, con campagna amica, freschezza e serietà. Quando un figlio nasce saggiamente va cresciuto, così un prodotto cresce per essere finito. Amici, bentrovati, la puntata di Dietro di è per raccontare giorno per giorno ciò che succede nella nostra isola. Quest'oggi, beh, una grande giornata sicuramente, perché una seconda giornata di Coldiretti Campagna Amica qui in Piazza d'Italia a Sassari. Beh, certo, non poteva mancare il Presidente della Regione Sardegna. Buonasera Presidente. Buonasera. Come la vede questa giornata? Ma intanto è una bella giornata di sole, questo mi pare di buon auspicio. È forse anche il segnale, dal sole nascono i prodotti della terra e in Sardegna abbiamo del bel sole, della buona terra, una grande tradizione, e credo che questo sia uno dei migliori segnali per poter dire che dobbiamo ripartire da noi stessi, da quelle che sono le nostre ricchezze più grandi. Il settore primario lo è stato nel passato, forse ha subito in termini negativi anche una scelta che portava tutto il sistema verso la grande industria. Oggi dobbiamo puntare a un modello diverso, una Sardegna che è un brand di qualità che si può vendere molto bene nel mondo e che riesca a integrare con un meccanismo di sviluppo sostenibile, la cosiddetta green economy, l'industria, ma con una filiera lunga che passa anche attraverso l'agricoltura. Coldiretti è molto impegnata in questo tipo di strategia, in questo tipo di obiettivi, noi cerchiamo di sostenerla, abbiamo dato il nostro contributo per questo mercato, credo che sia l'occasione migliore, poi soprattutto quella di far avvicinare la gente ai prodotti della nostra terra. Che è la cosa più importante. Tanto di crisi, di problematiche, ma immagino che questo sia un punto fermo, cioè sostenere sempre di più quelli che sono i prodotti della nostra isola, che è il nostro bene più grande, direi. Direi di sì, e poi c'è anche una strategia che dobbiamo considerare veramente. Oggi un grande impianto industriale viene dall'oggi al domani chiuso e trasferito in un'altra parte del mondo dove magari il costo della manodopera o del trasporto e energia è più basso. E questa si chiama la cosiddetta delocalizzazione dei fattori della produzione. Ci sono fattori della produzione che non sono facilmente delocalizzabili perché la bellezza della nostra terra, il clima, il sole, il paesaggio, la cultura, la storia, la tradizione, questi non è che si trovano così tutti insieme di alto valore dappertutto. Allora puntiamo su questi asset che sono strategici e questi non ce li porta via nessuno. Socio Coldiretti è tutta un'altra vita. Visita i mercati di Campagna Amica, vieni insieme a noi, c'è il sole che è la vita, brilla nei mercati di
di campagna amica.